Buon salve gente, benvenuti o bentornati sul Bifrost, io sono Giulia, ma potete chiamarmi G. Sono qui oggi per portarvi un confronto tra due prodotti che hanno la stessa storia, ma due visioni secondo me molto diverse. Io ho sentito parlare di Sto pensando di finirla qui, prima di tutto come film, che sarebbe stato diretto da Kaufman e sarebbe stato rilasciato su Netflix. Ero incuriosita e avendo possibilità di avere a disposizione il testo, ho pensato di iniziare leggendo quello. Il testo è questo. Sto pensando di finirla qui di Ian Reid e già la copertina mi dava l'idea di qualcosa di inquietante, nostalgico e quindi ho pensato partiamo da quello, proprio in virtù del fatto che avrei avuto una visione molto più completa quando poi sarei andata a vedere il film e in realtà mi sono trovata con due prodotti molto diversi perché ho visto il film l'altro giorno, mi sono presa un po' di tempo per cercare di capire cosa ne pensavo a pieno e diciamo che adesso mi trovo con il dovervi spiegare due cose molto diverse che hanno in comune il nome, una trama circa e forse un'intenzione, ma che hanno due vie differenti. E lo farò rigorosamente no spoiler, cioè rimarrò molto molto generale, non mi addentrerò troppo, in modo che appunto chi voglia leggere il libro o vedere il film non si trovi a un certo punto a doversi ricordare le mie parole, quindi vedere pezzi di film o pezzi di libro che se ne vanno e purtroppo non sono valorizzati. Ma prima di tutto, lo sapete, devo lanciare lei, la mia sigla. Prima di iniziare voglio farvi sapere che anche stavolta per questo libro si applica il discorso che avevo fatto riguardo le copertine dei libri cambiate per i film. Ve lo lascio qui il video da qualche parte perché ho visto che è stata fatta anche una versione, forse spero, con la sovracopertina diversa, però a me questa particolare copertina mi piace molto, è molto l'idea della storia, quindi non lo so, è un po' un peccato. Comunque vi lascio il video e vi fate un parere in caso se volete comprare il libro. Mi dite se preferite la nuova copertina o questa che è quella vecchia, quella originale. Introduciamo un po' questa storia comune ai due prodotti, che di base devo semplificare nelle linee proprio principali, che più che una storia risulterà un po' un itinerario. Comunque, Jake e la sua ragazza sono in macchina e stanno andando a trovare i genitori di lui. All'interno di questo viaggio, che in entrambi i prodotti risulta fondamentale, per motivazioni se volete diverse, ci sono dei discorsi che in base al fatto che vi giriate verso l'uno o l'altro prodotto saranno più o meno importanti, più o meno elevati e con personaggi, appunto Jake e la sua fidanzata, più o meno particolari. Loro fanno questo viaggio, spendono fiumi di parole su un sacco di argomenti tra cui la vita, la morte, l'esistenza. Fondamentalmente ripercorre la frase "sto pensando di finirla qui", che si riferisce a cosa? Sto pensando di finirla qui, alla relazione, alla loro relazione. La ragazza pensa "sto pensando di finirla qui" perché soprattutto nel libro vengono sviscerate tantissime motivazioni per cui questa relazione deve terminare. All'interno del film invece "sto pensando di finirla qui" assume da subito secondo me una connotazione molto più generale. Sì, sto pensando di finirla qui la relazione, però anche e soprattutto tutto, basta, ho deciso di finirla qui. Quindi già il clima è molto differente e aggiungo che all'interno del libro ci sono una serie di questioni che nel film non vengono toccate o vengono toccate ma non più di tanto, che gli danno un gusto differente dal film. Il film è inquietante, è surreale, è onirico, se volete legato al gusto dell'assurdo. Il libro è spiccatamente trash, possiamo dire così, cioè è brutto da dire, però la parte iniziale vi dà l'idea di personaggi strani, con discorsoni tantissimo pesanti su vari argomenti, buttati lì come se fossero dei super geni che davanti a un caffè parlano di fisica quantistica, e quindi siete un po' così, con una scrittura un po' strana. Non so se sia dell'autore o se sia una traduzione particolarmente fatta in maniera così, buttata lì, però anche la scrittura ha un po' quel qualcosa di particolare. Quindi inizialmente parte trash con un accenno di horror, con un accenno di ci sono una serie di questioni inquietanti che ti porteranno avanti fino a farti capire che succederanno cose bruttissime. Nel libro viene intervallata una seconda via di questa storia, che nel film è quest'uomo
che si fa la sua vita nel mentre i due ragazzi vanno in giro. Cioè c'è proprio uno stacco, è una storyline secondaria di quest'uomo, che poi non è proprio secondaria. E all'interno del libro invece c'è un espediente utilizzato spesso nell'horror, ovvero una storyline secondaria fatta di persone che chiacchierano riguardo a un argomento. Qual è l'argomento? Quello di una persona che inizialmente è solo morta e poi piano piano si aggiungono tanti particolari. Ogni volta che c'è quel piccolo capitoletto, quelle due o tre pagine, si aggiungono particolari andando avanti. Già da subito sapete che questi due ragazzi sono in pericolo, almeno questa è l'idea che vi dà il libro. Mentre il film ha una storyline secondaria che secondo me dà qualcosa di nostalgico, dà una sensazione di inquietudine, sì, perché non riuscite a capire chi è o cosa fa quest'uomo che viene intervallato con questi due ragazzi, ma allo stesso tempo è un po' malinconico. Quindi sapete già da questa spiegazione che nonostante la storia sia la stessa, i personaggi siano più o meno gli stessi, non sono d'accordo su questa cosa che hanno detto molti, vabbè, ma i personaggi sono gli stessi, non credo, secondo me sono molto diversi in base al prodotto. Già qui vi potete direzionare verso una delle due versioni per iniziare, anche se io vi consiglio di partire col libro perché secondo me il libro è un po' più semplice. Il libro vuole dire cose e vuole impressionare, ma in maniera molto più comprensibile, si spinge più verso il lettore, mentre il film secondo me è un film del tipo mi dovete seguire. Dovete seguirmi e io non mi muoverò assolutamente per venire verso di voi. Andando avanti con la storia, un altro momento fondamentale è quello legato alla fattoria dei genitori di Jake, dove ci sarà una cena, e questo momento viene visto in maniera diversa dai due prodotti. Da una parte abbiamo il libro, che continua a tessere una trama legata più all'horror, più all'inquietudine, ma alla paura, se volete. Quindi ha un senso di siete in pericolo, scappate, ci sono tutti i segni. E dove sono i segni? Nei classici topos dell'horror, la cantina, le fotografie, la vicenda familiare, ci sono tutta una serie di cose che partono dagli animali, animali morti, animali decomposti, che sembra quasi voler essere un monito, un segnale che dica ai protagonisti di andarsene, di correre via perché tutto sta andando male, c'è qualcosa che non va, che non funziona. Questo è il piglio del libro. Quando la cena sarà conclusa ci sarà anche un vero discostarsi rispetto al film, perché fino più o meno lì c'era un pochino di corrispondenza, una visione molto diversa ma una storia simile. Dopo invece prenderanno proprio due vie completamente diverse. Secondo me addirittura il messaggio diventa diverso tra libro e film. Quindi nonostante ci sia questo rovesciamento anche all'interno del libro, questo colpo di scena se volete, non è proprio paragonabile a quanto le cose stiano cambiando all'interno del film. Perché quella cena è fondamentalmente uno dei momenti più assurdi, ma legate proprio al teatro dell'assurdo, all'assurdo come concetto, più oniriche, alla Lynch, quasi a avvicinare a quella dimensione mentale cervellotica. E è un momento in cui vediamo tante cose, dal tempo che scorre non linearmente, per citare Tenet, che vi lascio qui la recensione, l'ho recensito di recente, e iniziano a complicarsi particolarmente sia le questioni sociali, cioè vedete che i personaggi hanno delle reazioni tra di loro molto particolari e lì inizia a essere veramente pesante e non ignorabile la questione. Se prima magari uno spettatore non accorto si poteva non render conto del fatto che c'era qualcosa che non andava, nella cena gli è chiaro che ci sono una serie di contraddizioni proprio legate all'assurdo. Ci sono discorsi particolari che si contraddicono, ci sono come vi dicevo delle questioni relazionali particolari, il tempo non scorre in maniera lineare. Perché? Perché personaggi cambiano nell'arco di pochi minuti. Ci sono momenti in cui la protagonista scende le scale e appena arrivata in fondo le sta ancora scendendo dall'alto, cioè come se fosse in una specie di circolo. E ci sono una serie di riflessioni che iniziano a porre la questione vita-morte, che in realtà era già posta prima, ma qui sta diventando anche visiva, sta prendendo piede, sta prendendo corpo e inizia a essere un'inquietudine più onirica. Secondo me nella prima parte non c'è così tanta inquietudine, c'è un po' di malinconia, un po' di tristezza. Vedete la poesia, Ossi di cane mi sembra, cioè quella a me ha fatto venire veramente
l'ansia, perché è una poesia pessimista che racconta tanto di brutto e purtroppo racconta tanto di brutto di chi l'ha scritta, ovvero la protagonista. Invece, andando avanti, si trova quell'inquietudine dell'incubo che si mischia al sogno, delle cose che non si capiscono del tutto ma comunque riescono a entrarci, a darci un'emotività molto forte, e credo che quello sia il focus principale all'interno di quella scena. Io non sono una grandissima conoscitrice di teatro dell'assurdo o comunque di questo genere di rappresentazione, è un po' difficile riuscire a decodificarla tutta, però secondo me sentirla, quindi sentire cosa emotivamente ci vuol dire, quello invece mi sembra abbastanza chiaro. E tutto quello che vi sto dicendo chiaramente non è uno spoiler, nel senso che non posso passarvi quello che è il film, perché è molto importante a livello di tecnica, e non posso passarvi neanche quello che è il libro, perché per quanto io vi possa parlare a grandi linee della storia, in realtà è come è scritta e come si è sviluppata diciamo il punto focale, quindi non ci sono spoiler pesanti, e infatti qui mi devo fermare, non posso oltrepassare per raccontarvi il finale, che in tutte e due è diverso. Nel libro c'è un colpo di scena, però si rimane coerenti con l'horror, si arriva fino a un determinato momento che accumula cose strane e inquietanti che piano piano arrivano al pettine, ma la rivelazione vera e propria l'avete nel finale, ed è un finale che un po' non capite, che vi farà tornare indietro, ve lo dico già subito, tornate indietro dicendo ho perso qualcosa. Secondo me una volta che il libro è finito riuscirete a mettere insieme, non dico tutti i pezzi, però un 98%, non è così complesso. Mentre il film si muove in una via del tutto diversa, tra dramma e commedia, che sfocia anche in un altro genere se volete, e che è un po' complesso. Io ho fatto fatica e sono rimasta in... cosa ho visto? Per tipo... diversi giorni, sono due giorni che ho visto il film e mi ricordo benissimo il libro, e il film tuttora ci sono dei pezzi che non me li ricordo. Non credo che lo riguarderei perché mi ha anche inquietato un sacco, se volete, quindi a livello emotivo secondo me è fortissimo, ma anche il libro non è male a livello emotivo, ma non forse come il film. Il libro però è molto più comprensibile e vi rimane in testa. Se siete amanti dell'horror è bello perché oltre a essere horror è anche altro, e quindi pone qualcosa di interessante. Sì, ok Jim, ma qual è che ti è piaciuto di più? È una domanda complessa, un po' perché voi sapete che io sono più avvezza alla lettura che alla visione di film o serie TV. Nonostante siano entrambe mie grandi passioni, sono più abituata alla lettura, è una cosa che faccio da tempo e che è il mio hobby principale, diciamo. E quindi da una parte vi direi che sono influenzata anche da questo, però io credo che l'influenza più grande sia il tipo di dimensione scelta per il prodotto. Non dimensione editoriale o dimensione filmica, quanto pubblico incluso o pubblico che deve seguire. Mi spiego meglio. All'interno del libro è quasi fastidioso come l'autore, soprattutto nella prima parte, ti venga incontro. Ti viene incontro e vuole essere simpi, vuol fare il simpatico, vuole piacerti, tra virgolette. Da inizio a un incipit molto, dal mio punto di vista, strano, surreale, trash, ma non nel senso di è assurdo perché è intellettuale, no, ti dà l'idea di essere assurdo, del tipo è scritto male con dei personaggi fatti a caso. E poi piano piano va avanti e nello scritto male snocciola delle frasi molto interessanti, tra cui non si può fingere un pensiero, tante altre cose che ti rimangono molto impresse. Quindi in mezzo a quella che tu pensi mediocrità ci sono anche delle cose molto interessanti, e quindi inizia a pensare che stia fingendo mediocrità e stia andando avanti per andare da qualche parte. Allora tu dici, boh, non lo so, forse il cattivo, forse la dimensione dell'horror è particolare, e sei preso, vai avanti, il ritmo è buono. Inizia lento, diventa medio, precipita, come dovrebbe essere in un film, si va verso a quella che è una tensione, al momento di massima tensione, che è lo scioglimento poi del film. Meraviglioso come in tutto questo ho detto film, ma intendevo libro, cioè il libro ha un buon ritmo, mi piace, accoglie il lettore, è complesso alla fine, cioè ci sono delle scelte un po' particolari alla fine, però secondo me è comprensibile. Quindi è una buona lettura che ti fai in una serata, io l'ho finito in una sera, quindi mi ha fatto riflettere, ma non mi ha sconvolto la vita. È un bel libro. Il film, non lo so, perché da una parte mi piace il piglio autoriale, mi piace che abbia usato, mi piace questa dimensione da incubo, da sogno, l'assurdo è una cosa che mi piace, il nonsense anche, quindi in realtà quella cosa mi piace, ma in molti film d'autore mi rendo conto che faccio una fatica tale a cercare di star dietro a un discorso, che per carità di Dio può starci che sia io che sia un po' tarda, però
diciamo che mi chiedo sempre quanto un autore possa dire seguitemi voi, io non predispongo il cammino, se vi va mi seguite, altrimenti state dove state. L'arte è arte, ognuno decide come farla, però mi sembra anche molto importante il lato comunicativo, e quando fai un film così, così difficile, ma più che altro come concentrazione, ti necessita un sacco di pazienza, che sappiamo che nei film autoriali può essere così, pazienza e concentrazione sono importanti, però qui è all'ennesima potenza. Dovresti riguardarlo secondo me almeno 3-4 volte per riuscire a cogliere tutto, e comunque più lo riguardi, più la sensazione che ti dà emotivamente il film svanisce. Quindi se lo riguardassi per capirlo, cosa che probabilmente in realtà non è necessaria, nel senso che appunto è l'emotività il fulcro, l'emotività verrebbe meno. Non mi convince del tutto questa cosa, mi sembra un buon prodotto, mi sembra molto interessante, ma mi sembra anche una glorificazione di se stesso che fa il regista, un voler andare molto fuori gli schemi dovunque questa via lo possa portare. Il problema è che i suoi spettatori, non è detto che riescano a seguire questo percorso, e non è detto che magari riuscendolo a seguire vogliano effettivamente andare fino in fondo. Forse a un certo punto c'è necessità di un limite, non saprei dirvi. A me il finale non è piaciuto tantissimo, mi ha confusa e secondo me ha messo davvero troppa carne al fuoco. Quindi mi piace la dimensione emotiva del film, mi piace come il regista ha deciso di muoversi. Il risultato pratico però secondo me è più intellettuale di quanto lo avrei voluto, mentre però il libro, nonostante ti lasci qualcosa, si prende magari un paio d'ore, una notte, il giorno dopo sei già a posto. Sarò bibliofila, però io ho preferito il libro, e comunque vi consiglio, anche se volete vedere il film, di partire col libro, perché vi dà una chiave di lettura sulla vicenda in generale. Quindi diciamo che vi dà una via e vi dà dei riferimenti che nel film vi risulteranno più chiari, quindi disambigueranno un sacco di situazioni che altrimenti sarebbero un po' criptiche. E niente gente, il confronto tra libro e film di Sto pensando di finirla qui è concluso. Quindi fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, se avete visto il film, se avete letto il libro, se lo leggereste, se vi piacciono i film autoriali, insomma parliamo un po' nei commenti. E se vi va di supportarmi, mi raccomando, lasciate like al video e condividetelo in modo che questo confronto arrivi ovunque. Se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale, cliccate la campanellina, e mi raccomando, tutti i social sono in descrizione. Giulia Bifrost nel dubbio, Giulia Bifrost su Facebook, su Instagram, su YouTube e sulla piattaforma Viola, molto importante perché tratteremo l'incipit di questo libro in questi giorni, quindi andate su Instagram e nelle stories avrò sicuramente messo la schedule della piattaforma Viola e potrete vedere quando tratteremo questo libro magari un pochino più nel dettaglio, e l'incipit è trash, quindi ve lo consiglio tantissimo. E niente belli, come vi dico sempre, il video è finito, andate in pace, ci vediamo al prossimo, bye gente!